Sì, dipende anche dal fatto un po' che giochi anche ogni 3 giorni, quindi magari la brillantezza la perdi anche un po' per quello. A me non piace fare di gare spareggio, non perché non penso siano importanti, anzi, ma perché io devo avere due modi di vedere. Uno che è quello che riguarda appunto la partita che deve venire, quindi è a breve termine, e uno che in ogni caso è quello che riguarda la crescita della squadra, che logicamente un pochino più di tempo e non sempre un percorso lineare, a volte ha bisogno anche di step dove sembra che torni indietro, o magari sono delle partite dove fai più fatica. Perché non mi piace parlare di gara spareggio? Perché, appunto, ribadendo il fatto che lei può essere una gara importantissima, però allo stesso tempo io sono ancora convinto che questa squadra abbia dei margini enormi e che ci sia ancora il tempo per tirarli fuori questi margini. Quindi è una partita che voglio fare dei punti, però con l'atteggiamento contemporaneamente sia di perdere che anche di migliorare. Perché io vedo nelle situazioni dove ok, con punti e con questo, perché il calcio magari perdi, ma non siamo lì. Se uno guarda la spalla, crepito. Organico alla squadra più forte del campionato, magari è la stessa cosa. Perde con l'Ascoli che non aveva mai vinto. A dimostrazione che non siamo ancora ad affrontare delle gare così determinanti. Sicuramente importantissime, però non determinanti come da dire gara spareggio. Noi dobbiamo essere bravi a fare una grande gara contro una squadra che ha un'identità di gioco diversa, un'ottima identità di gioco. Ma diversa, che ne so, dal Cosenza o dall'Entella, perché nonostante la classifica è una squadra che cerca di fare la partita. E su questo noi dobbiamo essere bravi a usare le nostre armi per portare a casa più punti possibili. Mister, buongiorno, Luigi Di Marzio, eccoci qua. Vabbè, mi sembra di capire, insomma, che il leitmotiv è sempre lo stesso, l'importante è non perdere, come ha detto durante l'ultima gara. Io le volevo fare qualche domanda sulla formazione. Balzano ce la dovrebbe fare, dovrebbe stringere i denti, dovrebbe comunque recuperare per domani o ci sono novità? Non ho detto che non è importante non perdere, ho No, detto che la non è mia una è cosa un'accezione scontata. positiva a questa affermazione, non negativa, ci mancherebbe altro. No, ma non è. Io credo che siano tutte le gare verranno affrontate per vincerle, però logico che dire dentro e fuori, secondo me, si carica di aspettative in una partita che è importantissima, ma non è determinante. Non è che determinante, ce ne sono ancora altre. Ecco. Tutti quelli che sono convocati sono abili e possono giocare, quindi anche Balzano. Quindi ci stringerà i denti, sarà comunque dal primo minuto, visto che ci stai dicendo questo, il ministro deve comunque valutare, fare delle scelte. Devo ancora valutare. Ok, grazie. Prego. Ecco, mister, buongiorno. Proprio in riferimento anche all'atteggiamento della squadra, contro il Cosenza, benché il Pescara fosse in superiorità numerica, per almeno mezz'ora è sembrato che la squadra non fosse libera mentalmente di attaccare e di approfittare di questa superiorità. Visto che nella gara di domani probabilmente è più importante non perdere che vincere. Questo, diciamo così, timore, questo fatto di non sbilanciarsi troppo, potrebbe incidere. Dico questo perché poi si riaprirà il mercato ed era evidente che arrivare al mercato limitando i danni era l'obiettivo principale. Con lei, con la sua gestione, la squadra è stata risollevata su dall'ultimo posto. Ora c'è questo ultimo step dove forse è più importante, ripeto, non perdere che vincere. Vedremo una squadra condizionata sotto questo punto di vista. Allora, io preparo tutte le partite per vincerle. Voi volete mettermi un'etichetta che me la volete mettere voi, ma non funziona così. Perché l'importante è sempre giocare per vincere, allo stesso tempo, però poi dopo, se non riesco a vincere, porto a casa dei punti. Sono partite fondamentali, però allo stesso tempo sono partite che, insomma, in una fase della stagione
dove ancora c'è tempo e c'è, secondo me, spazio di manovra. Intanto finiamo questa, poi il mercato ci dirà anche sicuramente dove, ma credo che, mi sembra che già la società si stia già muovendo con certe dichiarazioni, e quindi dando già degli input da questo punto di vista. Noi oggi e domani soprattutto dobbiamo pensare alla gara e a far meglio possibile, con degli atteggiamenti che siano rispettosi dell'avversario, quello sì, però allo stesso tempo che siano improntati a portare a casa più punti possibile. De Carolis? Mister, buongiorno. Lei ha detto e ripetuto che non è una gara determinante perché ce ne sono altre, ovviamente questo è la Palissiano, però è una gara fondamentale nel senso che chiudere l'anno con una vittoria potrebbe essere ovviamente la chiave, una svolta importante anche in chiave mercato, secondo il mio punto di vista. Per questo le chiedo, ci sono giocatori che hanno forse troppa pressione dal punto di vista parlamentare, cioè nel senso che sentono la pressione di dover fare bene, e altri invece che hanno la testa un po' più libera? È proprio su questi che hanno la testa più libera che si potrebbe puntare per portare i tre punti a casa domani? Sono d'accordo che in ogni caso chiudere la stagione con una vittoria sarebbe importante, perché intanto per la classifica, perché è logico che faresti un bel passo su in avanti, e poi anche perché appunto dal punto di vista della fiducia del gruppo e del lavoro della società aiuterebbe molto. Io questa pressione nei ragazzi non la vedo tantissimo, vedo un gruppo che si è messo a disposizione e che sta lavorando in una maniera giusta. Poi è logico che sicuramente qualcuno sta facendo meglio, qualcuno sta facendo un pochino meno bene, però sempre in un contesto dove a me piace, continua a piacermi l'atteggiamento di tutti quanti. E spero e faremo di tutto perché questo atteggiamento continui su questa strada. Domani è una partita che chiude un ciclo, recuperiamo anche dei giocatori, secondo me, appunto, che sono stati fuori per un po', che ci possono dare una mano, e poi dopo domani è anche questa un'altra partita dove, al di là degli 11, è più facile fare risultato in 16, nel senso che chi entra dopo tante partite ravvicinate può fare anche la differenza, quindi anche nelle scelte, in tutto quello che si fa durante sia prima che dopo, c'è l'idea di rispettare appunto queste cose, partire con certi ritmi, ma poi anche riuscire a mantenerli certi ritmi fino alla fine. D'Angelo? Sì, mister, buongiorno e buon anno. Orlando D'Angelo del Messaggero. Io volevo chiederle, proprio nell'ottica dell'inizio del mercato, se lei ha già avuto qualche incontro, qualche riunione, diciamo, con la società e con l'area tecnica per fare un piano, in qualche modo. Non le sto chiedendo di fare nomi il giorno prima della partita, il mercato è un argomento antipatico. Se però avete già pianificato questo mercato, nel senso, ok, servono due punti, almeno il presidente ha dichiarato questo, devono uscire 5 persone perché siamo in tanti o perché i giocatori magari stanno giocando poco, quindi sappiamo che vogliono andare a giocare, se c'è già un disegno, perché il mercato di gennaio nella storia del Pescara, so se gliel'hanno raccontato, è un momento delicatissimo in cui spesso si è fatto più male che bene, ma quest'anno credo che non se lo possa permettere nella società né lei di sbagliare questa sessione di mercato, quindi volevo sapere se c'è un disegno preciso per questo mercato di gennaio. Grazie. Ci sono state delle chiacchierate, ma non un piano, perché come credo sia giusto, bisogna veramente aspettare l'ultima partita, ma per mille motivi, perché in ogni caso tutte le energie, tutte le attenzioni devono essere rivolte a domani. Però da queste chiacchierate io ho visto una società, ho percepito una società che ha voglia di fare anche in fretta, quindi poi dopo ne parleremo dal 5 in maniera più dettagliata, però i segnali, secondo me, è di chi vuol fare, rimanendo il fatto che appunto a me piace, ma anche la società stessa, prima finire una cosa e poi dopo iniziare a muoversi su altre. Secondo me, su altre, la società sta già iniziando a muoversi, quindi è logico che poi dopo, quando finita la partita, magari si stringerà su questo.
lei è pronto quindi dal 5 a esporre, diciamo, la sua idea sul da farsi? Immagino di sì. Alla fine tante cose che si vedono le capiamo, le vediamo tutti quanti, quindi non è che c'è bisogno di fare scienziati. Però appunto pensiamo a domani intanto e poi dopo ne parliamo. Profeta? Di Marzio? Così qua. E io volevo chiedere, ci può fare una descrizione sulla Reggiana? Punti deboli, se ci sono, il Pescara che partita dovrà fare, soprattutto se ci può dire, insomma, mi capi anche il suo piano, insomma, di battaglia, se così possiamo capire, possiamo definire. Il fulcro del gioco della Reggiana parte dal suo tecnico, che conosco, che è un ottimo tecnico e che ha, attraverso proprio la sua idea di calcio, prima ha vinto un campionato con grande merito attraverso i playoff, e poi secondo me ha fatto anche delle ottime partite, è un ottimo inizio di campionato che si arriva in. È una squadra che cerca sempre di comandare la partita attraverso il gioco, il passeggio, usando una difesa a tre, ma usando spesso anche il portiere stesso per far manovra, non solo i difensori. Proprio perché cerca di fare la partita, spesso e volentieri può prestare al fianco, magari a delle ripartenze e a dei modi di... cioè a delle transizioni magari improvvise. Noi abbiamo preparato delle situazioni diverse sia nelle ripartenze sia anche nella manovra, e poi domani vediamo se sono quelle che ci premieranno. Costantini? Posso parlare un attimo, Max? Mi senti? Sì, avevi sentito, vai. No, perché prima forse c'è stato un problema tecnico. No, volevo dire, infatti il Pordenone l'ha vinta proprio così, ho visto la partita, insomma, ha sfruttato, diciamo, le transizioni. Ma a parte questo, io, mister, prima, quando le ho fatto la domanda, la considerazione gara spareggio, perché il ragionamento è questo per quanto mi riguarda. Lei ha ereditato una situazione complessa, e parlo anche della condizione fisica, secondo me, insomma, non ottimale, e quindi deve risolvere tanti problemi e nel contempo fare punti. Ecco perché dicevo gara spareggio, perché questa è una gara che non si può perdere, come lo è stato, come lo è stata quella con Cosenza. Ecco, detto questo e chiarito questo aspetto, la chiave della partita di domani, lei ha detto benissimo, la Reggiana è una squadra che predilige il gioco. Tra l'altro ha due trequartisti, secondo me, molto bravi, Radrezza e Voltan, che non hanno giocato insieme fino a questo momento, se non in corso d'opera, e domani potrebbero anche partire dall'inizio insieme. Sì, no, è vero, una squadra che... Allora, quando dico che non è fondamentale, ovviamente l'importanza della gara lo riconosco come l'importanza che di fare il risultato. Poi quest'anno noi abbiamo trovato tante squadre che provano anche a far gioco. Penso al Monza, penso allo stesso Brescia, perché Brescia, l'arrivo di Nigeria, poi ha impostato un tipo di gioco manovrato. E abbiamo fatto delle fasi della gara dove magari siamo stati più attendisti, però fasi dove anche siamo andati a giocare sempre nella metà campo avversaria. Quindi non è che prepariamo una maniera un avversario a prescindere dalle caratteristiche che ha in un'unica maniera. Dentro la partita spesso ci sono tante partite e devi avere delle alternative di gioco e di sviluppo. Hanno dei giocatori di qualità, dei giocatori rapidi davanti, tra i quali due che hai appena menzionato, e là dobbiamo stare sicuramente attenti, però allo stesso tempo credo che anche nel nostro modo di far calcio abbiamo delle alternative per poter farli male. Costantini? Sì, mister, quanto incide l'assenza di Bocchetti, che è il regista della difesa? Perché poi lì, in quella posizione, immagino che giocherà uno tra Gut e Scognamiglio, però Gut, sappiamo, è un giovane, Scognamiglio è più esperto, però insomma lui gradisce giocare più da braccetto più che da centrale. Quindi quanto può incidere e come avete lavorato proprio in vista dell'assenza di Bocchetti, se ci può dire anche chi sarà il prescelto per giocare lì in mezzo? E poi abbiamo ascoltato prima, non c'è Bocic, non è stato convocato, come mai? Allora, certamente Bocchetti stava facendo bene, era in crescita e aveva anche una vena realizzativa che era molto interessante, quindi ci spiace un sacco, perché poi un giocatore di personalità che ha di là delle qualità tecniche, appunto dava una mano anche nella gestione dei momenti della gara.
però allo stesso tempo noi abbiamo sempre cercato appunto di non trovare alibi e di trovare soluzioni. Abbiamo provato 2 o 3 situazioni, devo ancora decidere su quale optare, però insomma sempre con l'idea che chi va in campo, come abbiamo fatto fino adesso, si mette a disposizione, e nel mettersi a disposizione noi dobbiamo essere bravi appunto a far poi la nostra partita. Bocic è una scelta tecnica, ho fatto l'intanto di grazia sono andato su caratteristiche diverse. Posso, Max? Sì, mister, per crescere questo Pescara dovrebbe cercare di più il cross, perché quelli che arrivano da 40 metri e sono quasi sempre inutili, soprattutto nell'ultima gara. Invece magari andare a cercare più il fondo e mettere un cross da distanza ovviamente più ravvicinata, avendo soprattutto, quando Mendes in campo, uno come Seder, potrebbe essere questo un momento di crescita in più che potrebbe consacrare eventualmente questo modulo. Sì, bisogna migliorare soprattutto nelle scelte, e nelle scelte di gioco ci sono varie alternative anche appunto dal punto di vista del cross, perché tu puoi impostare certe situazioni in base alla zona di campo dove sei, anche in base a come sta messo l'avversario, puoi andarle a scegliere. Sono d'accordo che l'aspetto dei cross, sia sui tempi, sia sulla qualità, sia appunto su quali fare, è uno degli aspetti che va migliorato. E come le caratteristiche che abbiamo, sia di chi crossa, perché anche di chi crossa, sia anche di chi abbiamo in area, possiamo usarli molto meglio. Perché spesso, mister, succede che magari con un modulo con i quinti, di solito entrambi i quinti dovrebbero accompagnare l'azione fino alla fine, invece succede che magari uno dei due resta sempre più indietro, e magari potrebbe essere una soluzione in più anche quella. Anche se qualche volta ci siamo arrivati, perché Bellanova 2 o 3 situazioni è anche dalla parte opposta, quindi è logico che sono quelle cose che ci diciamo sempre che vanno migliorate attraverso il lavoro, che sui tempi, sulla qualità delle giocate hai bisogno di lavorarci un po' di più. Perché ci vuole la gamba, come dicevamo poc'anzi. Senta, mister, una curiosità, Di Grazia convocato, che tra l'altro, questa è una mia considerazione, non so se è d'accordo, per quanto riguarda i trequartisti che ha, forse è l'unico tra esterni e trequartisti che riesce a superare l'uomo. È vero, quindi partite magari bloccate, penso appunto anche al secondo tempo col Cosenza, saltare l'uomo spesso è una di quelle cose che ti aiuta a creare alternative di gioco e superiorità in certe zone del campo. Quindi adesso che sta bene l'abbiamo portato.